Dobbiamo parlare in maniera un pochettino seria riguardo un argomento di cui molte persone mi hanno chiesto. E ora che ne ho avuto la possibilità, grazie agli amici di ImproSystem, che mi hanno mandato quella build del video precedente con una RTX 3080 di EVGA for the Win 3 Ultra Gaming, posso finalmente darvi le mie impressioni riguardo alla differenza di schede video con due connettori da 8 pin di alimentazione e 3 connettori da 8 pin di alimentazione. Prima di andare al vivo del video, vi dico una cosa però: ho cominciato a collaborare con dei ragazzi molto molto svegli che hanno sviluppato un nuovo metodo tramite un bot decisamente innovativo per accaparrarsi schede video in maniera veloce e soprattutto sicura, acquistate da Amazon. In descrizione trovate il canale Telegram di queste offerte per andare a dare un'occhiata e magari unirvi alla ciurma di persone, mettiamola così, che hanno acquistato una scheda video sul loro canale. Quindi mi raccomando. Ecco qua la bambina. Stiamo parlando, come ho detto, della versione EVGA for the Win 3 Ultra Gaming, una scheda video decisamente possente, molto molto grossa, con un design decisamente fighissimo. Condensatori a vista, vedete, poscaps e condensatori ceramici davvero molto 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 fighi. Un sistema di dissipazione decisamente a livello per quello che deve andare a fare. È decisamente fantastico dal punto di vista della rumorosità. Per farvi capire, la mia vision si fa un casino assurdo se mettiamo le ventole al 75% sia su questa che sulla mia. Questa qui, avendo le ventole un po' più grandi di diametro, batte decisamente la vision a livello di rumorosità, magari anche per design delle ventole. Allora, la cosa figa è che questa scheda video ha tre connettori da 8 pin d'alimentazione, tre connettori PCI Express. Che cosa significa? Significa che questa scheda potenzialmente potrebbe andare a succhiare dal vostro alimentatore 150 watt, 150 watt, 150 watt e 75 watt dalla porta PCI Express. A questo punto, io ho pensato che questa scheda video avesse delle prestazioni, almeno in overclock, decisamente maggiori rispetto alla mia scheda video, perché la mia scheda video ha solo due connettori PCI Express. Spoiler, non è così. In live, e vi lascio il link al mio canale Viola in descrizione, dove ci sono tutti i miei link, così potete venire a vedere questi esperimenti pazzi, mi ho fatto un pochettino, qualche giro di benchmark e 3D Mark nello specifico. Sinceramente parlando, la scheda video mi ha sorpreso perché quando si lascia una curva stock delle ventole, la temperatura sale decisamente tanto, sale intorno ai 67 o comunque intorno agli 80 gradi. A quel punto mi sono detto: benissimo, cosa succede se mettiamo le ventole fisse al 75%? Non perché io stessi facendo del tuning, ma perché volevo appunto spingere un pochettino questa scheda. Ho alzato il power limit al 105%, ho fatto un overclock di 130 MHz sulla GPU, 200 MHz sulle memorie. Vi ripeto, nulla di estremo, ma volevo proprio andare a testare le capacità di questa scheda. Già il fatto che salisse solo di 130 MHz, mentre la mia sale di 140, mi ha fatto un attimo storcere il naso, perché ho detto: che cavolo, hai tre connettori da 8 pin per l'alimentazione, dovresti ricevere corrente in maniera più efficiente, in maniera più pulita, e quindi non dovresti avere problemi ad aumentare le frequenze. Beh, così non è stato e abbiamo avuto comunque un punteggio di tutto rispetto. Eravamo intorno ai 18.000 e qualcosa, lo state sicuramente vedendo a schermo. Al che mi sono detto: ricambio scheda, rimetto la mia vecchia Vision OC, vecchia adesso, rimetto la mia 3080 Vision OC e rifaccio lo stesso procedimento. E ho avuto come punteggio 17.000. Mi sono detto: ah, porca miseria, ma allora è questa la vera potenza di una 3080 con tre connettori da 8 pin d'alimentazione? Perché evidentemente la corrente arriva in maniera migliore, può boostare meglio e col sistema di dissipazione
il boost clock rimane più stabile. Ahimè, mi sbagliavo, perché stavo registrando lo schermo con OBS e stavo utilizzando la scheda video per registrare lo schermo. Quindi prestazioni grafiche andavano perse dal benchmark e venivano appunto trasportate alla registrazione dello schermo. Quindi ho staccato la registrazione dello schermo e ho lasciato che la mia Vision OC col power limit al 100% e un overclock di 140 MHz sulla GPU e 200 MHz sulle memorie con le ventole al 75% facesse tutto il test. Sorpresa, sorpresa, i punteggi non sono assolutamente così diversi. Stiamo parlando di un punteggio grafico di 18.373 per la mia Vision OC e 18.681 per la scheda video di EVGA. Sinceramente parlando, questi punteggi mi lasciano alquanto perplesso e basito. Per farvi capire, il punteggio totale è stato 17.239 sulla mia scheda video e 17.314 sulla scheda video di EVGA. Sono giunto a una conclusione, e cioè già sapevamo che le RTX 3080 sono uscite, potremmo dire, in maniera prematura, o comunque sono a tutti gli effetti delle 3090 castrate, o sarebbe più comodo, sarebbe più giusto forse dire 3080 Ti, castrate, che non sono state riviste nemmeno nei modelli high-end. Io per il momento ho provato solo questa scheda, quindi può darsi che il sistema di circuitazione, il VRM, comunque il sistema di alimentazione, sia comunque castrato da BIOS, giustamente, perché se si potesse flashare un BIOS custom su questa scheda video, secondo me si riuscirebbe tranquillamente a succhiare decisamente più potenza e magari avere qualche punteggio in più sul benchmark. Ma a quel punto subentra un'altra incognita. Sì, la scheda video, questa qui, ha un doppio BIOS. Riuscite a vedere, OC e normal. A me è impostata su OC, appunto perché non volevo nessuna restrizione. A quel punto però succede una cosa interessante: se noi riuscissimo comunque a flashare un BIOS custom sulla scheda video che toglie le limitazioni di corrente presa dal vostro alimentatore, ci sarebbe uno spike di temperatura non indifferente. Già con una curva stock questa scheda video è più calda della mia. La mia a stock arriva massimo a 65 gradi. Con la curva con le ventole al 75% fisse avrò raggiunto forse 60 gradi, quindi comunque ho guadagnato un po' di temperatura. Questa qui non so se per il terzo pin d'alimentazione, quindi non c'è un'efficienza energetica tanto grande, questa scheda è troppo calda. Ha un sistema di dissipazione bello massiccio, cioè attenzione, non è che questa scheda a stock va peggio della mia, anzi, però mi rendo conto che magari questo sistema di dissipazione, questo enorme corpo lamellare in rame, non è un dono, tra virgolette, di EVGA per tirare fuori più prestazioni da questa scheda video. È una necessità, perché come ho detto, secondo me il terzo connettore PCI Express d'alimentazione, dato che comunque riesce a utilizzare 40 watt in più con il BIOS in OC, evidentemente fa salire le temperature in maniera tale che un corpo lamellare e dissipante di questo tipo è necessario proprio. Ad ogni modo, sono comunque di fronte alla scheda video più potente che io abbia mai provato. Non ho ancora provato una 3090, ma questa 3080, oltre ad essere una bestia di potenza, perché raga, in 2K, ultra wide, QHD, 4K, le 3080 vanno decisamente bene, questa scheda ha comunque qualche chicca bella importante, cioè gli RGB, perché ovviamente lo sappiamo, più RGB ci danno più FPS, connettori per le ventole, connettori per LED RGB e ventole, così che il tutto si possa sincronizzare per bene con la scheda, e un sistema comunque di condensatori decisamente molto solido, perché io sono convinto che se adesso vado ad aprire la mia Vision OC, spoiler, è una cosa che avverrà molto molto presto, ci troverò, penso, nessun condensatore in ceramica, ma solamente condensatori POSCAPS.
Detto ciò, le prestazioni sono al top, ragazzi. Stiamo veramente parlando di un modello di 3080 fantastico. Bello da vedere, ha un look bello tamarro. Se la guardo così, non lo so. Mi ricorda un pochettino una macchina. Non so perché, anzi, se la metto così. Sì, così, bene o male, mi ricorda il cofano di una macchina. Poi, voglio dire, questa pesa parecchio. È forse bilanciata peggio della mia, ma la mia è un po' più lunga, questa è un po' più larga, perché, vi ripeto, c'è un corpo dissipante davvero, davvero importante qui sotto. Comunque sì, sono giunto alla conclusione che tre connettori da 8 pin di alimentazione sulle 3080 sono decisamente inutili. Fate voi ovviamente la matematica, le percentuali dei punteggi che vi ho mostrato, e vedete che un terzo connettore d'alimentazione sì, dà corrente più stabile, questo è poco ma sicuro, ma non è che influisca tanto sulle prestazioni e non è che faccia, diciamo, bene, tra virgolette, alla scheda, perché se arriva più corrente dall'alimentatore, quella corrente in qualche modo genera calore e quindi potremmo anche avere delle performance decisamente peggiori, visto il GPU boost. Come ho detto, al giorno d'oggi non è tanto importante overclockare le schede o farle andare comunque a frequenze massime senza overclock, l'importante è la dissipazione. Così potrete avere davvero degli ottimi punteggi. Grazie mille per aver seguito il video. Era giusto una piccola considerazione che volevo fare, perché molta gente mi ha chiesto: ma la differenza tra due pin, tra due connettori da 8 pin e tre connettori da 8 pin, c'è tanta differenza? Il consumo elettrico com'è? Raga, no, sulla 3080 almeno non ha senso, secondo me, mettere un terzo connettore da 8 pin di alimentazione, molto molto più giustificato magari su una 3090, che sebbene succhi alla fine circa 400 watt come questa qui, riesce a dare comunque quel 10, 15, 20% alle volte in più di prestazioni che possono comunque far piacere. Ad ogni modo, la 3080 rimane il mio best buy per acquisto di schede video, sempre MSRP, attenzione. Grazie mille per aver seguito il video, ragazzi, ci vediamo a un prossimo video. Vi ricordo di guardare il canale Telegram in descrizione, perché potreste accaparrarvi qualche affaruccio davvero carino. Vi ricordo inoltre di mettere un mi piace, iscrivervi al canale, accendere la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video del Punto RG, e dalla Forte Win 3 Ultra Gaming vi saluto e ci vediamo a un prossimo video. Ciao belli! Ciao!